Ciao Dolomitici, oggi siamo in una sezione dedicata ai volontari alpini del Cadore. Da poco, insomma, abbiamo concluso questa ricorrenza della Grande Guerra e una delle cose più particolari della guerra nelle Dolomiti è stata proprio la volontà dei cadorini di ricostituire un gruppo di volontari con la gente che non doveva andare a fare la guerra, ma che voleva difendere il suo territorio. Pensate che il più giovane di questi volontari cadorini aveva 14 anni, mentre il più vecchio ne aveva 64. Non dovevano fare la guerra, ma volevano difendere il loro territorio. Tra questi c'è una storia straordinaria, che è quella del pittore Edgardo Rossaro. Questo pittore è un pittore di Vercelli che conosceva il Cadore perché spesso saliva all'albergo Progresso qui a Pieve di Cadore. Conosceva i coletti e uno di questi coletti era appunto il generale di questi volontari. Lui è stato un pittore straordinario che qui appunto realizza una delle sue massime opere. Quello che vedete qui esposto, è sempre esposto, un quadro molto grande, acquistato dalla magnifica comunità di Cadore negli anni 50, ci mostra quella che era la vita sulla cresta di confine. Siamo sopra il Comelico, passo della Sentinella, e lì si vede quella che era la vita, la dura vita dei volontari sulle cime delle Dolomiti innevate, con inverni rigidissimi, e difendevano il loro territorio. In fondo invece si vede tutto lo scenario delle montagne della Pusteria. Cosa succede intorno a questo quadro? Rossaro lo realizza probabilmente... Scusa, ma te ti interrompo. Sì. Ma Rossaro è riuscito ad andare in guerra perché... Rossaro era stato scartato, sapeva che c'era questa possibilità di questi volontari che andavano da volontari. Aveva un torace di 76 centimetri Rossaro, non poteva far la guerra. Però arriva qui, dopo varie traversie che lui racconta in uno strepitoso libro che è appunto La mia guerra gioconda, che poi purtroppo è stato cambiato nel titolo e oggi lo trovate in commercio con In guerra sulle Dolomiti con gli alpini. Però Rossaro arriva qui appunto perché conosceva questi coletti attraverso un viaggio epico, perché lo scambiano per un austriaco, lo imprigionano a Vicenza, poi riesce comunque a salire. Arriva qui, fa questo quadro, perché voleva partecipare a un concorso indetto dal Ministero che doveva e voleva raccontare la guerra al fronte. Rossaro fa questo quadro, ma il Ministero lo boccia. Lo boccia perché dice che qui non si vede la guerra, ma si vede solamente un gruppo di italiani in difficoltà al fronte. Rossaro rimane colpito da questo atto di non riconoscimento della sua arte, perché si vede, oltre che alla qualità, anche uno spezzone eccezionale di quello che era la guerra. Fortunatamente la magnifica comunità lo acquista e oggi è qui a Pieve come grande patrimonio artistico nostro. Rossaro, tra l'altro, è qui vicino, cioè è raffigurato, si autoritrae, lo vedete con la barbetta rossa, molto magro, appunto mentre assiste uno dei tanti compagni che era rimasto ferito. Quindi vi consiglio di leggervi questi diari, La mia guerra gioconda, lo chiamiamo ancora così, e di andare alla scoperta di questo artista. Oggi come si chiama il libro? È edito da Mursia, nel 98 l'ha ristampato, con gli alpini in guerra sulle Dolomiti. Sulle Dolomiti, è veramente un libro che io ho ricevuto da un mio caro amico che ringrazio tuttora, e per avermi fatto conoscere Rossaro, e è emozionantissimo perché poi Rossaro, capace disegnatore incredibile, viene anche mandato sul fronte a disegnare le postazioni, a disegnare quindi lui disegna tutto il fronte dall'Austria, dal Comelico fino all'Adamello. Quindi... Sì, bisogna spiegare che la fotografia è un elemento che inizia nella Prima Guerra Mondiale, ma non era così facile da realizzare. Allora, i generali avevano bisogno di una sorta di raccomandata illustrativa immediata per capire dove si disponessero le truppe. Rossaro faceva questi schizzi, ne avevamo anche qui esposti, che li portavano appunto, e in sede di riunione si capiva immediatamente dove erano posizionati.
Quindi Rosario fa questo al fronte e diventa anche un protagonista. Poi si ammala, viene ricoverato a Belluno e diciamo scappa in un certo qual modo dal periodo più difficile della guerra, cioè dalla caduta di Caporetto. Questa è un po' la storia di Rossaro. Vi ricordo anche un aneddoto che forse non si conosce. Rossaro vivrà parecchio perché muore negli anni 70, però nel disastro del Vajont era amante delle nostre montagne, sale e mette all'asta 8 suoi quadri per la rinascita di Longarone. Quindi è un personaggio che è sempre rimasto legato al nostro territorio. Mitologico Rossaro, incredibile. Tutti queste, questa bellissima visione che abbiamo della la possiamo vedere dove siamo? Siamo nel Palazzo della Magnifica Comunità, nella zona di ingresso del Museo Archeologico, secondo piano, ed è una delle tante sezioni che abbiamo. Adesso l'abbiamo lasciata per la Grande Guerra, il Rossaro sarà sempre esposto. Ogni anno facciamo delle esposizioni mirate, quindi vi invito a venire ogni estate. Che orari fate, Matteo? Siamo qui dalle 9:30 fino a mezzogiorno e mezzo e poi dalle 3 alle 6. In centro a Pieve di Cadore. Vuoi uscire? Sì. Usciamo. Ciao Dolomitici!